bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi della serata dei Golden Globe, ecco, molto brevemente, anzi, della serata, della nottata dei Golden Globe, visto che la cerimonia è finita per noi italiani alle 6 di mattina, iniziata alle 2, finita alle 6 di mattina. E ci sono molte cose che appunto avrei da dire, molte perplessità e pronostici azzeccati, oddio, pronostici azzeccati, non tanto pronostici, però ci ho visto lungo. Iniziamo proprio dai pronostici. Questa è una recensione che ho pubblicato il 29 ottobre di quest'anno, la recensione di First Man, dove ho detto questo. Cioè, ragazzi, a proposito degli Oscar, le colonne sonore saranno, a mio avviso, secondo me, sicuramente nominate agli Oscar, perché stiamo parlando di colonne sonore meravigliose. Colonne sonore meravigliose, più di un pezzo musicale, più di un tema. Colonne sonore, secondo me, perfette con le scene in cui sono state inserite e perfette con il genere del film, perfette con il film in generale. Davvero strepitose, secondo me saranno nominate agli Oscar. Nominata agli Oscar, qui non stiamo parlando di Oscar, stiamo parlando di Golden Globe, ma signore e signori, la colonna sonora di First Man ha vinto il Golden Globe come miglior colonna sonora del 2018. E ragazzi, ci ho visto lungo, andatevela a sentire, è una colonna sonora meravigliosa. Quando sono andato a vedere il film sono rimasto stregato e sono veramente contento che abbia vinto il Golden Globe. Adesso quasi al 100% verrà la colonna sonora verrà nominata anche agli Oscar, visto che ha vinto il Golden Globe. Quindi possiamo dire che il mio pronostico è stato azzeccato. Secondo pronostico su Bohemian Rhapsody, recensione più recente, gioco di parole inaspettato, più recente, credo metà novembre, inizio novembre, insomma, guardate quello che ho detto su Rami Malek. Però ha fatto un'interpretazione strepitosa, ragazzi, interpretazione strepitosa di Rami Malek, che secondo me merita di essere nominata agli Oscar. Lui merita di essere nominato agli Oscar come miglior attore protagonista. Rami Malek verrà nominato agli Oscar? Al 100% sì, visto che Rami Malek ha vinto il Golden Globe come migliore attore in un film drammatico del 2018. E ragazzi, non posso essere più contento di così, perché la performance di Rami Malek nelle vesti, nei panni di Freddie Mercury è secondo me una performance incredibile, una performance strepitosa, ha fatto un lavoro eccellente e questo Golden Globe è più che meritato. Adesso quasi al 100% verrà nominato anche agli Oscar. Quindi non si può parlare di pronostici azzeccati, perché comunque io ho parlato di Oscar e non di Golden Globes, però ci ho visto lungo, poi in una recensione di marzo ho parlato pure della colonna sonora di A Quiet Place, esprimendomi positivamente, molto positivamente. Infatti la colonna sonora del film A Quiet Place è stata nominata ai Golden Globe, senza però vincere il Golden Globe, visto che appunto è andata la colonna sonora di First Man. Adesso ragazzi, a proposito di Bohemian Rhapsody ha vinto pure un secondo Golden Globe, ovvero il Golden Globe per il miglior film drammatico del 2018, ragazzi, e sono contentissimo perché mi sono già espresso nella mia recensione, ragazzi, ho trovato il film semplicemente eccezionale, ci sono molti che lo hanno criticato, ma parliamo con onestà, ragazzi, la critica più costruttiva che è stata fatta al film sui Queen, al film su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, è stata: ma Freddie Mercury, quando i Queen hanno performato per la prima volta la canzone We Will Rock You, non aveva i baffi. Questa è la critica più costruttiva che è stata rivolta, diciamo, al film, e diciamo che non c'entra niente col film, è semplicemente una decisione da parte dei produttori, ecco, magari per facilitare l'andamento della stessa pellicola. Comunque ragazzi, abbiamo parlato delle cose positive e ce ne sono state di cose positive, a parte i miei pronostici azzeccati, sono rimasto contento di alcune vittorie e poi ci sono le perplessità, ragazzi. Che perplessità? Io sono rimasto perplesso di alcune cose. Allora, Roma, e non Roma la squadra di calcio, Roma il film di Alfonso Cuarón, film ambientato in Messico, film inserito nella categoria film stranieri, quindi si sta parlando di un film straniero.
I film stranieri possono essere inseriti soltanto nella categoria film stranieri, quindi non in altre categorie. Roma di Alfonso Cuarón ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero del 2018. E fino a qui va bene. Io non ho visto il film, però sarà sicuramente un grande film se appunto ha vinto il Golden Globe. Però Alfonso Cuarón ha pure vinto il Golden Globe come miglior regista del 2018. Allora, qui c'è qualcosa che non va, perché se Roma è veramente un film straniero, allora Alfonso Cuarón non sarebbe dovuto neanche essere nominato nella categoria miglior regista, perché appunto si parla di un film straniero, non un film prodotto da case produttrici americane. Adesso io non lo so, fatemi controllare. Ragazzi, paese di produzione Messico. Paese di produzione Messico, non è un film americano. Alfonso Cuarón, secondo il regolamento, non sarebbe dovuto essere nominato nella categoria miglior regista e ha pure vinto il Golden Globe come miglior regista. Qui c'è qualcosa che non va. Io sono rimasto perplesso, ragazzi, sono rimasto perplesso. Poi un'altra cosa, Vice, il film interpretato da Christian Bale, Vice, l'uomo nell'ombra, inserito nella categoria film commedia o musical. Non è un film commedia né tantomeno musical. Qui si parla di un film drammatico tratto da una storia vera. E ragazzi, Vice, l'uomo nell'ombra, ha vinto il Golden Globe come miglior film commedia o musical. E Christian Bale ha vinto di conseguenza il Golden Globe come miglior attore e protagonista di un film commedia o musical. Anche se obiettivamente Vice, l'uomo nell'ombra, non è un film né commedia né musical, ma bensì un film drammatico. Adesso, se volete, vi controllo anche questo. Qui dice che è sia film commedia che tratto da una storia vera che film drammatico. Quindi, con quale criterio hanno deciso dove inserire Vice l'uomo nell'ombra? Secondo me non avrebbe dovuto vincere. Se questo è il caso, non avrebbe dovuto vincere perché c'è una. Raga, veramente, le cose sembrano veramente fatte a cazzo di cane. Le mie perplessità restano, le mie perplessità restano. Ditemi voi che cosa ne pensate. Io non ho visto la maggior parte dei film nominati ai Golden Globe. Devo per esempio vedere Green Book che ha vinto dei premi. Devo vedere Il ritorno di Mary Poppins che non ha vinto niente. Ah, Black Panther non ha vinto niente, ragazzi. Black Panther non ha vinto niente nonostante fosse stato nominato in ben quattro categorie. Non ha vinto niente. Questo dimostra perfettamente che Black Panther è stato inserito, diciamo, nella cerimonia dei Golden Globe soltanto per propaganda. Però vabbè, non approfondisco il discorso, non approfondisco il discorso, altrimenti mi date del razzista. Ragazzi, io adesso inizierò a montare il video speciale per domani, visto che tra poche ore è il compleanno della Lazio. Vi faccio gli auguri in anticipo. Forza Lazio, mettete un like, iscrivetevi se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi.